Io mi chiedo, chiunque sia quello che usa il timone normalmente, sia Yuka o Laylee, come? È tipo grosso il doppio di loro. Vabbè, comunque, bentornati con Yuka Laylee. Io sono DeffDL. E come promesso la scorsa volta, oggi faremo un giro delle torri d'alveorio e della baia del naufragio, di conseguenza, volando un po', andando un po' in giro, usando un po' le nostre mosse, con l'obiettivo di completare tutto al 100%. Mancano, come vedrete dai totali, mancano quante page? No, questa è la Galassia Galeone, ok. Torri d'alveorio, ci mancano 5 page. E ci manca anche l'espansione vita, come potete vedere. E vabbè, ci sono anche 10 piume che abbiamo già preso perché erano in questa zona. Comunque, vabbè, usciamo e direi di farci una bella volata qua, giusto per vedere dove potremmo aver mancato qualcosa. Ma qua non credo di aver mancato niente in realtà. Qua nella baia del naufragio. No, probabilmente non ho mancato niente. Anzi, direi magari di andare da questa parte. Qua sopra posso andarci. Oh. Ecco il nostro amico. Ecco la nostra ricarica farfalla. Perfetto, ci mancano solo le 5 page allora. A questo punto. Pensavo di metterci molto di più. E in realtà no, ci ho messo pochissimo a trovare la ricarica farfalla. Qua c'è il mondo 2. E c'è anche qualcosa da fare, vero? Volando un po'. Oh, l'ho vista, eccola qua, Paigey. Perfetto, presa anche la Paigey. Yes. Andiamo avanti, il mondo 2 lo esploreremo poi. Voglio andare all'arcade di Rextro. Se questi cosi crepano intanto, ok. Eccoci qua all'arcade di Rextro. E qua in mezzo c'è del ghiaccio. Perché c'è del ghiaccio? Posso volare un po' e vedere cosa c'è qua in alto. C'è del ghiaccio perché? Così tanto per? Sembrerebbe. Vabbè, ok, qua siamo all'esterno. Non può non esserci niente. Non può fisicamente non esserci niente. Ok. Lì c'è una page che so, che conosco. Ecco qua. Perfetto. Ok, va bene. Eccoci qua. Allora, facciamo questo. No, questo. Andiamo avanti. Vai, farfalla. Altra farfalla. Non ha preso la farfalla. E qua ci sono le farfalle. Prendi la Paigey. Yes. Prendi tutte queste farfalle. Torniamo indietro. Yes. Va bene, vai. Evita di finire la magia. Ok, perfetto. Perfetto, abbiamo preso un'altra page. Allora, c'è questa page qua da prendere. C'è questa page qua. Voi crepate. C'è questa. Eccola qua. Ok, no, non così, non credo. Yes. Abbiamo messo la telecamera in modalità manuale. Sì, va bene. Va bene. Va bene, bla bla bla. Basta? Ok. E adesso andiamo.
E vai! Ah, presa la Paige finalmente. E adesso vai indietro, vai! Vai! Ah, stupidi robottini. Stupidi robottini. Stupidi. Ah, ok. Ritorniamo nelle opzioni e rimettiamo la telecamera in modo automatico, classico. Ok. Ce l'abbiamo fatta. E adesso andiamo da questa... Crepate. Intanto crepate. Intanto. Ok, datemi le vostre farfalle, questa. Grazie. E qua. Cosa si può fare qua? Ah, forse ho capito. Bisogna arrivarci da tutt'altra parte. Da dove ci si entra? Da qua. Ecco. Trovata l'entrata. Credo almeno. Sì, eccola qua l'entrata. Prendiamo tutte le farfalle, ricarichiamoci bene la magia, anche se dovremmo averla già carica. Premiamo il pulsante. E... musica di Super Mario 64. Ah, inizio a capirla però questa. Vai. Ok. Di qua, perfetto. Il bordo dei muri si può... Vai. Yes. Così, perfetto. Così, perfetto. Non bloccarti. Non bloccarti, t'ho detto. Vai, slalom. Vai di slalom. Yes. Ora passa di qua, vai. Vai, vai. Yes. Ce l'abbiamo fatta. Ah, finalmente aggiungerei. Sì, ok, ma non possiamo ancora andare all'ufficio di Capital B. Oh, non mi ero mai accorto che sto coso c'ha il vetro rotto. Allora, bisogna volarci su, ho capito. Eccola qua la Paige mancante. Ah, credo sia... Non questo! Non questo! Allora, questo devi fare. Ok. Prendi la Paige! Ok, Capital B. Va bene, pensavo che dicesse qualcosa sul fatto che abbiamo finalmente, finalmente, completato al 100% la hub principale, ovvero le torri d'alveolio. Wow, ci ho messo un sacco di tempo, più del necessario. Comunque, la prossima volta entreremo nei Tropici Tribalandia e li completeremo al 100%. E non credo che lo faremo la prossima volta, dalla prossima volta in poi, diciamola così. Io per adesso chiudo, voglio andare in un posto sicuro dove non ci sono nemici, che in questo gioco è molto difficile da trovare, tipo andiamo sopra un arcade, andiamo qua, va bene. Io per adesso spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al mio canale, commentate e seguite la mia Let's Play. Noi ci vediamo la prossima volta con Yooka-Laylee. Ciao! Nei fail precedenti. Questo posto non me la racconta giusta. Posso toglierlo in qualche modo, questo tappo? No, non credo di poterlo... Sto...
overpensando. Probabilmente è un termine che ho appena inventato io, ma sì, sto pensando troppo. Ecco, appunto. I muri invisibili, perfetto. Adoro i muri invisibili, perché rendono il gioco molto molto realistico. Se qua di sicuro c'è qualcosa, dai, su. Non può non esserci niente. Non c'è assolutamente niente. Ho preso tutto. Cioè, incredibile. Ho preso... la magia. Sì, va bene, Capital B. Oh my god, questa cosa darà un sacco di fastidio per tutto il video, vero? Qua sotto io do per scontato che non ci sia niente. Ci sono degli alberi. No, 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 so cosa state per... non ditelo. Anzi, facciamo una cosa, scendiamo. Aia, mi son fatto male, troppo male, stupido robottino, non ci pensare nemmeno. Da che parte si va per il mondo 3? Intanto, perfetto, datemi anche le vostre farfalle che non mi avete dato. Mangiamo queste per consolarci un po', crepate. Sono abbastanza sicuro che c'è roba da fare qui. E davvero non c'è niente da fare qua. Qua ci sono delle presse. Dietro un... crepa! Oh my god, sti nemici che si mimetizzano. Oh, qua dentro sono abbastanza sicuro che ci sia roba volando. No, non c'è niente. E basta mettere un piede un attimino a terra e subito si interrompe il volo. Sono sicuro che sto mancando roba. Voliamo un po' in alto. Vediamo quanto in alto possiamo andare. Non più di così. C'è un muro invisibile qua. Va bene. E allora c'è roba. Oh sì sì, so dove c'è roba. Avevo anche detto che l'avrei che sarei andato in quel posto. Qui in alto c'è roba. E davvero, davvero non c'è niente. Ma tipo andando qua sotto e volandoci dentro. No. No. Proviamo a usare lo scudo. No, evitiamo di usare lo scudo, va? Che ci fa perdere solo magia. Ah, oh my god. È difficile sta cosa, eh. È difficile ma non impossibile. Dove mai riportato? Ok, eccoci. No, non questo, non questo. Oh my god, siamo arrivati alla parte dei robot. Oh my god! Ah, sti robottini. Sti robottini quanto li odio. E anche la telecamera, facciamo una cosa. Opzioni. No, 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 no. Opzioni. Telecamera. Modalità manuale. Ok, prendila, 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 prendila. Ce l'abbiamo quasi fatta. Oh no. Stupido robottino. Facciamo una cosa. Così evitiamo di rifarci tutta la strada ogni volta. Entriamo qua, così c'è un teletrasporto. Ok, così abbiamo creato un checkpoint. Almeno. Dov'è la tutt'altra parte? E l'ultimo! No, ha mancato proprio l'ultimo. Anche se non credo che fosse l'ultimo. Mangiamo le farfalle e ricarichiamoci. Ce n'era una sola. Come mai? Vai, vai. Oh, sono morto. Perché non si è spostato in tempo? Slalom. Ho detto slalom. Ho mancato l'ultimo. Bisogna anche evitare di subire danni, a quanto ho capito. Non ce la farò mai. Non riesco mai a capire da che parte stare con questo muro. Becchiamoli tutti, yes. E il problema è che anche che non si può saltare. Allora, io farei una cosa. Magari una cavolata. Però, no, non posso farlo. Adesso fai così e sono morto. 3, 2, 1. È ovvio, è ovvio, è ovvio. Sto odiando questa page. Ma tanto. Perché non ti sei spostato? Tutti li becca. Tutti. Yes. Muori pure. Spostati. Cioè ovvio. Se arrivi lì mentre stanno, mentre sono in pari. No. 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 Stavo arrivando. Andiamo da questa parte. Vero? È il posto giusto, no? No, no, proprio no. Manca una page. E morire se io so dove si trova. Manca, vero?
No, totali. Tipo da queste parti, perché io qua non è che ho esplorato chissà quanto bene. E c'era, se non mi ricordo male, c'era tipo un'isola lontanissima in cui c'era una Paige, adesso che ci penso. Andiamo a vedere qua su queste ciminiere. E il gioco credo che non mi voglia far andare. Ok. Non credo. Gioco, mi fai andare da qualche parte? Ok, crepa. Va bene. Anche se ci crepi non è un problema. Allora, tipo qua dentro. No, 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 non si può andare lì dentro. Ok, qua dentro io non ci sono mai stato. Dovrei essere qua dentro? Non credo, eh. Io non so più dove andare.